A questo punto vi voglio raccontare una storia, anzi più che una storia, una favola. Maestro, avrebbe una musica da favola? Favolistica. Favolosa. C'era una volta una bellissima principessa che si punse con un arcolaio stregato e cadde in un sonno profondo. Un giorno però arrivò un principe, atletico, gagliardo, dal passo aggraziato e con dei denti bianchissimi. Si chinò su di lei e la baciò. Ehi tu, porco! Leva le mani di dosso! Messeri, buongiorno. In qual modo posso esservi d'aiuto? Ma come cazzo parla questo? Le sue generalità, forza! Io sono il principe azzurro. Sì, e io sono Shrek. Vai, forza. Però ti trovo bene, dimagrito. Allora, basta con queste pagliacciate, d'accordo? Allora, Scusate, perché ci interrompete mentre io e il principe stavamo... Allora, collega, metta a verbale che il cosiddetto principe azzurro stava abusando di questa signorina. No, perfetto. Ma cosa abusando? No, no, questa è una favola, anzi, scusa, continuiamo quello che... C'è un malinteso. Io ho baciato questa splendida fanciulla per ridestarla dal suo sonno incantato, visto che si è punta con un arcolaio stregato. Maresciallo, ma che cazzo è un arcolaio? Ma che ne so, questo ha pure fumato. Ah, bravo, eh? Abusata nel sonno, ecco la storia di questa ragazza. Oh, ragazza, tua sorella, io sono la principessa. Sono qui in un bosco dell'Alto Milanese dove è stato fermato e catturato il molestatore, già noto alle autorità come la bestia. La bestia? Beh, forse la bestia una volta, ma da quando Bella ha sciolto l'incantesimo direi che sono tornato nella norma. Maresciallo, lo portiamo in caserma il pervertito? Sì, andiamo. Vai, forza. Ma no, lor signori hanno preso un abbaglio, non mi riconoscete? Io sono colui che girovaga tra i boschi con un sorriso smagliante, una calzamaglia azzurro sgargiante. Io sono... un trans. Forza, andiamo, dai. Ecco, è il caso di dire che finalmente si chiude questa storia nata come una favola e finita come una tragedia. No, una tragedia? Sto paio di palle. Scusami, sono 100 anni che dormo. Mi sono ridestata, pure l'ormone mi si è svegliato. Per favore, vieni qua tu. A te la linea, no, coglio. Grazie Thomas e benvenuti a una nuova puntata di Buon Pomeriggio. Speciale Principe Azzurro, sono qui con il professor Menunzi, esperto di psicologia criminale. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. A questo punto direi di far entrare lui, il mostro. Ancora con questo mostro, io sono il Principe Azzurro, non lo vedi il sorriso? Che paura. Professore, che cosa ci può dire sul mostro? Beh, è evidente che si tratta di un soggetto disturbato. Il problema però è che nella sua testa lui si vede come il buono della favola. Ecco, appunto, io sono colui che ha salvato Cenerentola ritrovando la scarpetta di cristallo. Ecco, costringere delle donne ad indossare una scarpetta di vetro. È evidente che siamo di fronte a un feticista del piede. Ma perché una mente perversa? Evidentemente dovrebbe fare una cosa simile, professore. Ma sicuramente l'origine del problema ha un trauma infantile. Lei com'era da bambino? Io da bambino ero un rospo. Esatto, trauma adolescenziale. Ah, quindi c'è un trauma dietro la storia del principe azzurro. Grazie professore, noi ci vediamo domani per analizzare i disturbi alimentari e il caso della ragazza di Bressanone in stato comatoso dopo aver mangiato una mela avvelenata. Pensate. Ma no, quella è Biancaneve, fermatevi, la voglio limonare io. Guardatelo fuori per favore.